una maniglia elegantissima, con una grata anch'essa in ferro battuto, incastonata con questo portone meraviglioso in un arco di granito. È il mulino di Spadola, che anticamente funzionava con la sua ruota, macinavano farine per pane e altri prodotti alimentari. Un mulino che ogni volta che viene alla Fontana di San Nicola ti ricorda il grande Vito Primerano, il professore che è venuto a mancare, ma anche se non è più fisicamente con noi, è nella stanza a fianco, vive nei nostri ricordi, nei nostri affetti, e in tutti i momenti meravigliosi che abbiamo vissuto assieme al grande professore, che con la sua tenacia, con la sua voglia di fare, era sempre al centro, al turbinio del cuore di Spadola. Grandi insegnamenti, una persona davvero che non si può dimenticare. Quindi ricordate, signori miei, quando vi manca qualcuno è sempre vivo nei vostri ricordi. Un giorno ci rivedremo col signor Primerano, chissà quando, ma io sono sicuro che è in cielo. E lui, siccome era un uomo buono, un padre fantastico, dal cielo, tramite Gesù, ha la possibilità di venire a trovarci ogni volta che vuole, sempre con i suoi figli, con sua moglie, disponibile, un padre da ammirare, ma soprattutto una persona che ha lasciato il segno in quel di Spadola e anche in altri paesi limitrofi. Mi rivolgo non solo alla famiglia, ma anche al comune di Spadola: fate qualcosa in suo onore, riprendete questo caseggiato, perché nella sua idea, che mi raccontava ultimamente, c'era la voglia di fare una piccola cantina con degustazioni, e questo era uno dei tanti suoi progetti. Mi diceva: Gigi, prima o poi ti inviterò a fare un video quando apro il mulino, perché il mulino lo voleva riaprire e fare qualcosa per i suoi paesani. Adesso, dopo il mulino, salutiamo la famiglia del professore Primerano, gli mandiamo un abbraccio ovunque lui sia. Vi faccio vedere il restauro della fontana, una fontana antica, tempo romanico, del 1855 datata, ma è più vecchia. L'hanno voluta riprendere, riverniciare e far sì che si vedesse la vera materia prima, i veri materiali di questa struttura, la pietra. Cioè, vedete, ci sono le pietre di granito, i mattoni in cotto, perché in realtà la fontana è tutta così, poi è stata intonacata, e lasciando l'intonaco all'interno e all'esterno le pietre a vista, devo dire che la fontana acquista valore, valore soprattutto mediatico, che la gente, vedendo i video di Gigi, è più spronata a venire a prendere acqua qui. Io vi dico, rispetto alle fontane di Brognaturo, è una sorgente diversa. Qui l'acqua arriva da sotto, quindi non da sopra, che la gente mi dice: ma sopra ci sono le case con i pozzi neri. Assolutamente non tocca, non intacca la vena, che arriva da sotto. Ne scorre poca, ma è un'acqua ottima. Quindi magari per riempire 6 bottiglie è stato di più rispetto a Brognaturo, ma è un'acqua davvero con delle proprietà uniche, anch'essa diuretica. Vedete, qua vediamo le scritte: Spatula Santa Maria Super Minervam, Pun Gladi Potestate. Vedete, c'è scritto Ego Rogerius Comes Calabria e Sicilia. In poche parole, in questi testi si narra la storia di questa fontana, perché voi lo sapete che Spadola era il paese più antico. Esistevano soltanto 1000 anni fa Spadola e Torre di Ruggero. Poi il conte di Ruggero donò a San Bruno un fazzoletto di terra per costruirsi la Certosa. Quindi Spadola era molto, molto ed è molto antica, per la Dea Minerva, dove c'è la chiesa sul colle Minerva.